Io mi rendo conto che il mazzo di oggi con l'8 location è veramente forte, ma io ci sto prendendo gli schiaffi assurdi. Hey bro, buongiorno, bentornati sempre qui al Cap, bentornati sempre qui sul canale. Oggi siamo qui per mostrare un mazzo che può rendere al meglio sulla 8 location di quest'oggi, ovvero Kamar'Taj. Qual è il punto di questa situazione? Io volevo giocare anche, non lo so, tipo un mazzo con Wong, un Silver Surfer. Però io quando gioco Wong in ladder non mi esce mai. Quindi ho detto cambiamo totalmente tutto e andiamo a provare il nuovo archetipo che si sta formando, ovvero il Mill. Ok, il Milagon che sarebbe il mazzo che va a prendere le carte dell'avversario. Abbiamo il Barone, abbiamo Cable, abbiamo Gladiator, abbiamo Yondu. Yondu su Kamar'Taj è sgravato, Cable su Kamar'Taj è sgravato. Abbiamo il Doc che è la nostra arma a doppio taglio che può farci vincere come può farci perdere. Abbiamo Red Dull che è sempre carta molto forte. E tra l'altro questo mazzo l'abbiamo già provato ma con un'impronta Bounce. Ok, questa volta no, è tutto concentrato su questo archetipo. Quindi speriamo. Speriamo, io ci ho fatto qualche game, io ci ho preso degli schiaffi allucinanti, però mi rendo conto che può essere veramente molto forte. Io perché non ho attivato... E guarda, io me lo potrei anche tenere, onde evitare. Nova. Nova con i Raptor, quindi un destroy. Kamar'Taj, bello, secco. Bello. Allora, si potrebbe pensare di fare così. Io non lo so se Yondu può essere la chiave. Ok, Forge. Se gli prendi Knull. Ah, un Silver Surfer. Anche Killmonger è distrutto. Bello. Bello così. Bello così. Ora, partendo dal presupposto che lui adesso parte veramente svantaggiato su questa cosa, io potrei benissimo fare Gladiator. Cercare di prendergli almeno Silver Surfer. Non sarebbe una cattiva play. Perfetto, assorbimento. A posto. Quindi quella carta lì che setterà su New York sarà sgravata. Vabbè, dai. Non gli ho preso Silver Surfer, ma... Cos'è? Magic a 10. Cose assurde. Cose assurde. C'è il quadruplo effetto di Forge. Capito? Allora, a lui gli rimane una carta. Sai che c'è? Dammela a me. Facciamo sta roba. Dammi a me sta carta. E poi? Spero che sia Silver Surfer a sto punto. Daken. Perché lui spera di prendere di prendere Killmonger. Allora, c'è un problema di fondo in tutto ciò. Nel senso che a me converrebbe togliere Kamar'Taj adesso. Verrebbe toglierla. E c'è Silver Surfer lui. C'è da dire che Iron Lad cosa mi può prendere? Mi può prendere il Barone inutile, Assorbing Man inutile, Zabu. Insomma, ormai è andato. Sì, dai. Perché mi conviene più togliergli Magic. Sera. Ora, con Silver Surfer, no? Lui a quanto può ammontare? Ma ci avrà Gladiator? Si ritira. Capito quanto rompe il cazzo questo mazzo? Perché, cioè, in qualche modo ti pesca le carte del mazzo dell'avversario, gliele distrugge e lui si riduce con 4 o 2 carte all'ultimo turno, oppure senza carte facendo il Doc. Capito? Cioè, quindi è da capire, più che altro. È da capire perché, fondamentalmente per il Doc. Perché non sapete quante volte il Doc mi ha preso Shang. Io ho preso il cazzo. Perfetto. Gudian Shad TTP. Ok. Io Spadrem comunque lo farei anche da solo. Perfetto. Un altro Silver Surfer. Oggi lo chiamiamo. Giustamente c'è Kamar'Taj. È un bel mazzo con Kamar'Taj. Volendo, io non posso aspettare Kamar'Taj. Io devo fare Cable. Io devo fare Cable. Cosa prendi? Prendi Storm. Perfetto. A posto. Shang a 5 è la cosa che più mi aggrada, guarda. A me non conviene per niente fare Storm. A me non conviene per niente fare Storm. A meno che io non faccio... No, ma mi sa che io devo settare qualcosa qui su Rollout.
Nel senso con Iron Lad. Perché altrimenti kill come la vinco. Perfetto, il doc. A posto. Un Cerebra 2. Come lo fermo io il Cerebra 2? Che lui va a 4. A 8 punti. 8 punti, va a 16. Fermo restando che lui non abbia cosa, come si chiama? Oddio, ma quasi quasi potrei fare anche il doc per essere... Ma non ho niente per contrastargli Sirb, quindi se setta Sirb è un casino. Quindi mi converrebbe a me settare già il doc qui. In qualche modo prendendomi la location. Spero che non abbia mistica adesso. E se ha mistica è un problema. Se ha mistica è veramente un problema. Oddio, no, no, Yondu lo puoi mettere anche sulla dimensione Nuke. Perché no? E fai anche Zabu. Qui. A posto. Sperando non ce l'abbia mistica. Altrimenti mi sa che è GG via Go Next. Poi capiamo da pescare noi Magic, il Barone, Assobin Man, Red Hulk. Non è una pescata delle migliori. Cioè, l'unica cosa, dobbiamo sperare che ci becca Hulk. Altrimenti è un po' un casino. Oddio, forse non ce l'ha mistica, perché altrimenti l'avrebbe già fatto. Cioè, io entro nella testa del ragazzo e dico cazzo, non c'è mistica. E mo? Gioca tutto. Nightcrawler via. Vabbè, mi ha tolto Zabu. Vabbè, capirai. E invece c'è la mistica. A posto. Gusa. E va a 6. E il Cristo lì. Ma io non vinco. Io non vinco. Non vinco mai. Non vinco mai. Non vinco mai. Gli è uscito la play. Vabbè. Sti cazzi. Nel senso, non ho a che fare. Se ti esce la play, io qui non ho touch card. Che possono in qualche modo rompergli un cerebro. Cioè, io non ci posso credere. Il mazzo che voglio di più giocare mi ha rotto il culo. Mi abbevero. Altare della morte. Altare della morte può essere buono. Senza fare magic col banone. Nel nostro caso. Yondu. Ok. Adesso Zabu Cable, no? A posto. Perfetto. Zabu Cable è una bella play. È una bella play Zabu Cable. Angela. Bello. Bello. Fammi vedere. Dammi Upsummer tipo. Elsa Bloodstone, buono. Anche Snowguard, buonissimo. Quindi, gran portale, perfetto, dammi qua. Allora, Iron Lad? È utile Iron Lad adesso? Ma come il doppio Red Hulk, frate? Mi delizi? Mi delizi? Io non posso prendere cose. Se non che... Oddio, però io lo farei l'Iron Lad qui, senza saperne leggere né scrivere, lo farei. Per vedere, per valutare. Robin Man, che prende Cable. Ah, è un Loki. Ok. Qui cambia la situazione. La situazione qui cambia. Allora fai così. Così. E così. Per capire un attimo. Oppure puoi fare benissimo anche Magic.
Farebbe benissimo anche Magic. E via. E togli anche Kamartage. E non sarebbe male come idea. Non sarebbe per niente male come idea. Ok. Perché volendo noi abbiamo due Red Hulk da poter usufruire. E non sono... Locchi. A posto. Non c'ho l'altra settata perché altrimenti la Kitty Pride poteva essere anche buona. Oppure... Vabbè, turno 6 fai Jeff, fai Elsa, fai Jeff, fai cosa, fai robe. No, Gladiator mi prende Shang. No, Shang poteva essere molto utile, maledetto. Cable. Ok, non si sa mai cosa avrà preso. A posto. A posto così. Ce l'avrà il mio Shang, lui? Probabile. Lui non ha più carte proprio da utilizzare, quindi io posso fare Elsa Bloodstone, Jeff, Kitty Pryde. Per vincere quella location lì. Oppure potrei fare Snowguard adesso. Ma non so quanto conviene fare Snowguard adesso. Non so quanto conviene fare Snowguard adesso. E volendo la presa sarebbe fai così e fai Gladiator. Oddio, ma sai che ci provo? A posto, vinta. A mali estremi, frate, a mali estremi hai fatto il doppio Shang? Ma scherzi. Io non avevo più carcio, il piggy da utilizzare, sì, ok, però, bello. Andiamo, 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 ma giriamo. Capito? Cioè, poi quando non ti conviene più la Kamartage, la switch con Magic. Poi siamo stati fortunati con Snowguard che ci ha permesso di fare una play bella. Molto bella. Cioè, a me piace ogni volta fargli il falco nel settimo turno con Limbo. Cioè, al sesto turno. Ok, va bene. Rete fognari adesso? Eh sì, perché poi turno 2 faccio... Peccato, io non riesco a fare Yondu su... Ok. Yondu su Kamartage non riesco mai a farlo. Di nuovo rete fognaria, Sakaar. Bello il Piggy. A sto punto Cable. Ma non qui. Allora qui. Metti che mette Baron Zemo, già vado a mettermi tre carte in una location, è brutta come situazione. Sì, stupiscimi fratello, stupiscimi. Ma come Namor? Ma come Namor? Che cazzo vuol dire Namor? Vabbè. Questo è un pulluno. È da una vita che non vedevo un pulluno. Ma scherziamo. Barone? Ma il barone non so se mi piace. Non lo so se mi piace. E però si potrebbe pensare di fare il barone qui, dai. Si potrebbe pensare di fare il barone qui. C'era anche lui Yondu. E c'era anche lui Cable. Perfetto, eletto. Oh, qui godo perché poteva gluggarmi qui. E Namor no, Namor no. Namor per niente no, io farei Iron Lad. Subito. Ma io farei anche il Doc qui comunque su Rete Fognaria, anche perché è anche sotto Shang il Doc con Rete Fognaria. Vorrei da sottovalutare questa cosa. Allora lui che può giocare avendo un Ongoing. È turno 4. Turno 4 è di Namor. Quindi, boh, giocherà, cazzo ne so, il... Come cazzo si chiama? Mr. Fantastic, non lo so, il Cap, me stesso. È un bot. Ma non credo sia un bot. Allora è Dulk.
Bello Nedulka, io così vinco perché lo cluggo in tutte le location possibili e immaginabili. Sì, potrebbe avere un slow Iron Man per fare la combo. Potrebbe avere anche Claw. Però non lo so, mi stanno vedendo tutti ma. Armor. Ok. Iron Man. Vabbè, però gli prende meno uno, da non sottovalutare. Non sottovalutare. A posto, vinto. La location è vinta e al centro vinciamo con un capposto e vinta. E che famo? Lui non ha più carte, quindi possiamo giocare quello che vogliamo. Penso che si ritirerà ormai, ragazzo. Quindi facciamo una war qui, facciamo. Vabbè, ciao. Capito? Questo è il funzionamento del mazzo. In poche parole è questo qui. Lui si è ritrovato al turno 6, cioè aveva 2 turni che non poteva più giocare carte. Assurda sta roba. Se tu ci pensi, è assurda sta roba. Se tu ci pensi, è assurda. Facciamoci l'ultima perché mi sto divertendo questo mazzo. Pensavo peggio. Pensavo peggio perché all'inizio, quando provavo il mazzo, mi metteva contro anche i mazzi a specchio. E i mazzi a specchio è chi prende prima Yondu su Camartage vince. Oppure chi pesca Gable, capito? Questo non è un buon inizio. Solamente per Edul che è buono. Dammi qualcosa. Sì. Vediamo. Distruggili tutto, Yondu. Cioè, questa cosa non ha senso comunque di Wolverine che distrugge. Che Yondu distrugge. In che senso, Carnage e Nebula? In che cazzo di senso? Onosimo? Godo. Ah, lui. C'avrà Nihilus, che ne so. Ma che cos'è? Un Galactus? Che può essere? Teoricamente. Teoricamente potrebbe essere un Galactus, eh. Potrebbe essere un Galactus. Io sarei tentato di fare Gladiator invece di Absorbing Man. Sarei molto tentato di fare questo. Metti che gli prendo Goblin e lo distruggo. Io mi devo stare zitto. A posto. Io mi devo stare zitto. Allora, tralasciando il fatto che abbiamo Hulk adesso, che è molto buono, una 4-23. Ma io direi. Diamolo! Plughiamolo! Con il lock. Nimrod. Alayot. Destroyer. Questo è complicato come cosa. Lui c'ha una carta. Una. Lui c'ha una carta a disposizione sua. In tutto ciò. Cioè, nel senso. Con una carta che fai? Cioè, metti che ha pure Venom. Metti che ha pure Venom. Che gli ho distrutto io? Cioè, tutto il mondo gli ho distrutto. Perfetto. Wolverine and Carnage. Eh sì, doveva essere. Cioè, doveva essere Venom, penso, a questo punto. Due carte da distruzione, vabbè, a posto così. Non vedevo un Galactus dagli albori. Ragazzi, siete ancora in tempo a provare questo mazzo con Camartage. È sgravato ed è anche molto divertente. Insomma, dipende da come lo vediamo, dai punti di vista. E vi aspetto domani, che ci saranno le nuove spot, e stasera in live. Bella, ragazzuoli, ciao ciao ciao.